La nostra famiglia. L'italiano ci siamo. Sì. L'attività è iniziata mio nonno e mia nonna, i genitori di mio padre, e nel 1931. E sono partiti come all'epoca erano i negozi alimentari che vendevano un po' di tutto. Vendevano la pasta sfusa, vendevano i bottoni, vendevano le alici e tra cui pure il caffè. E il caffè però piano piano insomma si è incrementato un po' il lavoro. Logicamente poi con la guerra si sono dovuti fermare perché non se ne trovava più in Italia, è stato un po' un periodo brutto. E poi subito nel dopoguerra con l'arrivo degli alleati, gli inglesi, insomma si è iniziato a ritrovare un po' di caffè, hanno iniziato a tostarlo. Lo tostavano con un tostino ad alcol, con la manovella a mano, che abbiamo ancora. È più che datata la macchina. Poi logicamente col passare degli anni noi eravamo sul corso nazionale. Ci siamo spostati in via De Gasperi, sempre restando nel mondo degli alimentari, con un negozio molto più grande che era una superette, per l'epoca era la prima, forse in Molise, un negozio all'avanguardia, e anche con la torrefazione inclusa dentro. Poi ci siamo spostati ancora perché, diciamo, a livello, la tostatura farla a livello grande comportava i fumi, i problemi, il rumore, e siamo andati a finire la zona artigianale dove stiamo ancora. Abbiamo rinnovato l'impianto una decina d'anni fa, poco più, abbiamo un torrefattore che tosta 60 kg alla volta e ci siamo specializzati solo su quel settore lì. Abbiamo lasciato stare l'alimentare, abbiamo chiuso, abbiamo venduto tutte le licenze e facciamo torrefazione ormai da 92-93 anni quasi. Dopo mia nonna e mia nonna, giovani ci sono stati mio zio e mio padre e adesso ci siamo io e mio fratello. Siamo tra i pochi torrefattori, secondo me, che usano tantissimi tipi di caffè crudo. Ne abbiamo 23 o 24 tipi da tutta la fascia equatoriale prendiamo. La maggior parte sono robusta e un po' di arabiche. Le arabiche sono un po' più delicate, sono un po' più dolci, hanno un po' più aromatiche e hanno meno caffeina. Mentre la robusta è un po' più forte, un po' più corposa, ha più caffeina, però è quella che è più apprezzata nel centro-sud. Infatti se vai in un bar di Trieste, un bar qualsiasi di Trieste, quando danno il caffè in tazza, quando dico il caffè in tazza, non c'è quasi schiuma sopra, cioè pochissima. Però quando lo vai a bere, buonissimo. Invece qui al centro-sud lo voglio con la schiuma e quando metti lo zucchero non deve scendere giù, quindi c'è solo 70-80% di robusta, che è quello che dà la crema, che dà il corpo al caffè. Qui usiamo una miscela che è un 70% di arabica e 30% di robusta per poterla equilibrare e poterla proporre sulla nostra zona. Col tempo poi ci siamo anche sviluppati sul discorso del vending, facciamo molto con le macchinette a cialde, abbiamo incomodato l'uso di macchinette e abbiamo un discreto numero di clienti, sia su Terni che tutto il Basso Molise, anche qualcuno nell'Abruzzo. E niente, questa è un po' la storia della nostra attività. Se volete vi faccio assaggiare un caffè, quello che abbiamo in macchina, e se volete aspettare 10 minuti vi faccio assaggiare quello appena tostato. Però io non sapendo i tempi, non l'ho messo prima perché non sapevo come organizzarci. Possiamo procedere con... facciamo un caffè di là perché qua mi sa che... Il tempo sta e più perdo. Noi infatti tostiamo poco alla volta. Non si può riprendere il profumo perché... incredibile. Oscar De Lena pronto per accompagnare i travel blogger che verranno qui a Termoli, che sono già qui a Termoli, in un tour per il nostro borgo antico. Cosa gli farei vedere e cosa gli racconterai? Ma normalmente io do l'appuntamento sempre qui sotto la scala a chiocciolo, perché qui diciamo che nasce la prima Termoli, in quanto sono ben visibili ancora i resti di questo primo villaggio di pescatori nato circa 1600 anni fa, subito dopo praticamente l'invasione dei Goti in Italia, i quali prevedevano di rimanere e quindi hanno distrutto un piccolo borgo nelle vicinanze di Termoli, all'epoca si chiamava Clitennium, e i pochi sopravvissuti andavano alla ricerca di una location dove ricostruire la loro nuova città.
videro un promontorio di scogli, come sono ben visibili ancora dietro le mie spalle, e quindi questo primo villaggio nasce 1600 anni fa. Successivamente Termoli ha avuto una serie di spostamenti come aggregazione al Ducato prima di Benevento, dopo al Ducato di Spoleto, fino a quando praticamente è diventato una università nel periodo di Federico II, cioè una città che faceva parte del territorio di Federico II di Svevia, e quindi abbiamo la grande testimonianza qui a Termoli del nostro castello e la cattedrale che risale, quella che possiamo vedere oggi, allo stesso periodo federiciano. Quindi faremo un po' un excursus storico dai tempi di Diomede, 1240 anni prima della nascita di Cristo, perché la leggenda vuole che la prima Termoli sia stata fondata da Diomede, fino ai giorni nostri. Molto velocemente, naturalmente, perché i tempi sono quelli che mi sono stati assegnati. Certo, andremo quindi alla scoperta del territorio, della sua storia e delle sue più belle tradizioni. Esatto, le leggende legate alla storia di Termoli. Grazie Oscar, grazie. Prego. Presidente. Man mano si sono uniti i mura e torri. Quindi parliamo di 1240 anni prima della nascita di Cristo. Diomede, che era l'amico intimo e fidato di Ulisse, siccome era un eroe bellissimo come fisico, aveva fatto pazzamente innamorare la dea Venere. La dea Venere, naturalmente, aveva tolto dalla memoria della moglie e dei figli il suo ricordo, perché voleva tutto per sé, lo voleva tutto per sé. Per cui, finita la guerra, che è durata 10 anni, Diomede torna alla sua città di Argo. La moglie, Egialea, appunto, avendo perso la memoria del marito, non sapeva più questa persona chi era. Lui ricarica i suoi marinai sulle navi e se ne viene lungo la costa adriatica e fonda una serie di città. Divenuto anziano, si rifugia alle isole Tremiti, perché le isole Tremiti si chiamano anche isole Tremiti o isole Diomedee. Quando muore, se domani ho visto che come programma avete di andare alle isole Tremiti, nell'isola di San Domino c'è una piccola, nell'isola di San Nicola c'è una piccola grotticella che viene attribuita proprio alla tomba di Diomede. Addirittura vicino alla tomba di Diomede c'è la tomba di un altro personaggio molto importante, che era la nipote dell'imperatore Cesare Augusto, quindi era la tomba di Giulia. Siccome Giulia era una ragazza un po' troppo, per l'epoca, troppa smaliata e praticamente per i suoi amori un po' troppo carnali con il poeta Ovidio, il nonno ha pensato bene di separarle, per cui a Ovidio il poeta l'ha mandata in Romania, alla nipote l'ha mandata alle isole Tremiti. Quindi avrete occasione domani di vedere praticamente le tombe di due personaggi molto importanti. Quindi diciamo che la prima Termoli risale a 3200 anni fa. Successivamente, 600 anni prima della nascita di Cristo, alla periferia di Termoli, questo avveniva 40 anni fa, però oggi ormai è quasi centro, abbiamo ritrovato un'antica necropoli che era praticamente un cimitero dell'epoca con 105 tombe. Quindi vuol dire che 600 anni prima della nascita di Cristo, se c'era il cimitero, 105 tombe, c'era anche un villaggio, c'era anche una città nella zona. Facciamo ancora un salto di qualche secolo e arriviamo intorno all'anno zero, praticamente alla nascita di Cristo, e sulle carte geografiche di Tolomeo, che era un astronomo e un astrologo di quel periodo, troviamo una città su questo tratto di mare Adriatico con il nome di Buca. Questa città di Buca è esistita ed è riportata nei testi di storia e di geografia di alcuni storici dell'epoca molto importanti, come Strabone, Plinio il Vecchio, Mela, eccetera, eccetera, e la davano a una distanza di 200 stadi dal lago di Lesina. Siccome il lago di Lesina praticamente si trova a 35 km attualmente da dove sta Termoli, 200 stadi, uno stadio ai tempi dei romani erano 190 metri, quindi 190 per 200 fa 38 km, quindi in questa zona sicuramente c'era un'antica città. Da alcuni anni, prima del Covid, per circa una decina di anni, insieme con i sub praticamente che provenivano dal corpo dei carabinieri,
quindi autorizzata dalla sovrintendenza, eccetera. Abbiamo fatto una serie di ricerche in mezzo al mare e abbiamo ritrovato una città sommersa nei pressi, praticamente a qualche chilometro qua su a nord di Termoli, dove le flotte, ce n'era una grandissima, dell'ammiraglio Piali Pascià, che era l'ammiraglio del sultano Solimano II, quindi turchi, saraceni, il famoso grido aiuto, aiuto, arrivini turchi. Quelli scorrazzavano lungo tutta la costa adriatica. Il 2 di agosto dell'anno 1566, dopo aver tentato di rubare a Pescara, però Pescara era protetta da delle mura, non hanno potuto rubare nulla. Praticamente andavano alla ricerca di giovani da vendere come schiavi, belle ragazze da vendere negli aree tra in Turchia, e le reliquie dei santi. Naturalmente anche loro non lo disprezzavano sicuramente, anche per tanto oro e tante ricchezze dove riuscivano ad accaparrarlo. Quindi hanno tentato prima a Pescara verso fine luglio dell'anno 1566. Dopo sono scesi a Francavilla. A Francavilla sta subito dopo Pescara. E a Francavilla hanno rubato il busto di San Franco, che era un busto d'argento con le sue reliquie. Perché durante il Medioevo, e penso che pure oggi la legge vale lo stesso, per avere una diocesi devi avere delle reliquie dei santi, altrimenti non viene concesso, non c'è il vescovo. Dopo sono scesi a Ortona. A Ortona hanno fatto danni e ruberie per 5.000 ducati. Il giorno dopo sono scesi a Vasto, 8.000 ducati di ruberie varie. Quando sono arrivati a Termoli, all'epoca i cellulari non c'erano, però le notizie camminavano lo stesso, per cui tutta la popolazione di questi poveri pescatori praticamente sono fuggiti tutti nei paesi dell'interno. Quindi quando sono arrivati e sono entrati dentro questo piccolo borgo, non hanno trovato nulla da rubare. Perché tutte le persone si sono rifugiate in un paese qui vicino che si chiama ancora tutt'oggi Guglionesi. A Guglionesi c'era un sacerdote, il prete di allora, che era Don Serafino di Vicenza, il quale aveva organizzato, pure Guglionesi era circondata da delle mura, e quindi aveva organizzato la popolazione, armi non ne aveva, per potersi difendere. E l'unico fucile che esisteva, adesso a quello ci penso io, perché normalmente quando arrivano queste orde di pirati, di barbari in genere, dice la persona meglio vestita, quella è sicuramente il capo. E quindi praticamente da un buco che stava sulla porta ha tirato su quella persona e ha fatto secco a questo capo di questo gruppo di... perché pensate un po', la flotta era 140 navi, quindi sicuramente qua il porto era un porticciolo. Perché già dall'epoca Termoli era un porto da dove si imbarcavano sia i pellegrini sia i crociati. Era uno dei primi porti, tant'è che ho ritrovato dei documenti molto antichi del vescovo di Coimbra in Portogallo, Sant'Eutonio, in cui cita Termoli come primo porto di imbarco per la Terra Santa. Quindi praticamente sono andati, non hanno potuto rubare nulla a Guglionesi, sono tornati qui a Termoli. C'era tutta la flotta all'alto, erano 140 navi, ma lo scopo finale era di andare a rubare il tesoro alle isole Tremiti. I soldati di guardia, se il povero contadino arrivava tanto e trovava tutti, se era riconosciuto dai soldati, gli aprivano questa porticina a fianco al castello,
palazzo non direttamente, c'era un ricco signore di Persia che si chiamava Policarpo Manes, era ricchissimo, non aveva famiglia, ma era molto buono di animo, aveva un grande palazzo, ma proprio grande, nei pressi della cattedrale. E tutte le persone nobili che passavano per tempo dovevano essere ospite suo. Oggi, se lui era ancora vivo, saremmo andati a mangiare a casa di Policarpo Manes, anziché dalla signora. Allora che ha fatto? Prima di morire, ha lasciato tutti i suoi beni al vescovo affinché costruisse un orfanatorio, che era questo qua. Però, appunto, siccome non era un uomo di cultura, lui passava i mesi invernali a Napoli, era la nostra capitale, i mesi estivi veniva a Termoli e se ne vantava quando passeggiava per il corso con i suoi amici, di tutte le persone che aveva ospitato. Un giorno, parlando, uno degli amici ebbe a dire, in dialetto termolese, però si capisce, mo in Italia arriva la Costituzione. Lui, pensando che chissà chi era, rispose, mo che la Costituzione va a Termoli, a casa mia devono imparare. Bellissima. Diversa da quella che là, dove svolgeranno dopo la loro funzione di vescovo. Nell'anno 1422, per la prima volta, fu nominato un vescovo originario di Termoli. Si chiamava Frandonio, era degli agostiniani eremiti, proprio i più poveri che c'erano. Naturalmente, essendo di Termoli, si è fatto costruire il primo palazzo vescovile. Pensate che questo ha 600 anni, quello di Rimberti è il palazzo vescovile di oggi, il rapporto sarà 1:30, insomma. Naturalmente, se guardate sopra, vedete, c'è ancora lo stemma di questo vescovo, Frandonio, e sopra la finestra, vedete sulla mensola, ci sono due buchi, perché sapete bene che la casa del vescovo era la casa più ricca dell'epoca. Quindi se arrivavano qua sotto o i pirati o i briganti per rubare, da quei due buchi, come abbiamo visto tante volte nei film medioevali, o buttavano il famoso olio caldo, però l'olio costava pure a loro, quindi bravo. Buttavano l'acqua calda, oppure ci infilavano le canne dei fucili, per cui potevano sparare, chi stava sotto veniva colpito, ma da sotto a sopra non vedevi nulla. Dopo, il vescovo all'epoca non aveva i macchinoni come c'hanno oggi, c'avevano i cavalli là dentro. Però siccome il vescovo ha la tunica e quindi non poteva salire, allora l'aiutante del vescovo gli metteva il cavallo qua sopra, lui saliva. Uno sgabello antilittera. Sì. Si vede, sono due gradini. Qui nasce su una chiesa preesistente pagana, perché naturalmente quando il piccolo borgo nasce, 1600 anni fa, il cristianesimo qua in Italia ancora non si diffondeva per tutti i paesi. E quindi c'era una piccola chiesa pagana dedicata a Castore e Polluce. Uno può dire, ma 1600 anni fa, quattro pescatori, Castore e Polluce, che c'entravano? Castore e Polluce erano i gemelli dell'accoppiamento un po' strano che c'era stato tra Giove, che si era praticamente trasformato in cigno per accoppiarsi con l'Ede. Da queste due uova nascono questi due gemelli. Andandomi a documentare ho visto che Castore e Polluce sono i protettori dei naviganti e dei pescatori. Quindi 1600 anni fa le cose non sono fatte a caso, esistono perché qualcuno c'era di persone intelligenti, forse ce n'erano più prima da internet ai romani, vedi che te facevano. Successivamente nasce la prima cattedrale cristiana, quindi con la diffusione del cristianesimo, però con il terremoto dell'anno 1125 questa cattedrale crolla. Oggi di quella prima cattedrale sono ben visibili ancora parte dei mosaici che costituivano il pavimento e dei tronchi di colonna. Su quella cattedrale viene ricostruita durante il periodo federiciano, quindi di Federico II, questa nuova cattedrale, che comunque avrà pure lei dei danni a causa di un altro terremoto che vi avevo anticipato prima, dell'anno 1456, perché se vedete i blocchi, vedete, metà sono un po' di un colore più scuro e altri più chiari, quindi quelli scuri sono ancora i blocchi originali. Questi che sono stati sostituiti, li vedete, sono di dimensioni diverse e colori diversi. La chiesa è dedicata a Santa Maria della Purificazione. Noi a Termoli la chiamiamo la chiesa di San Basso perché è dedicata al patrono dei pescatori, però in realtà
è dedicata a Santa Maria della Purificazione. Per l'interno abbiamo le reliquie di due santi, San Basso e San Timoteo, cioè i pescatori, il loro protettore è San Basso. San Basso loro lo onoravano già da tanti tanti secoli, però non avevano mai visto le reliquie di questo santo, né la statua, nulla. Per caso, durante l'anno 1750, durante la trasformazione della chiesa, la chiesa come vedete è di stile romanico pugliese, quindi uno stile molto povero, cioè chi entra dentro praticamente entra per andare a pregare, quindi la chiesa è molto spoglia dentro, non ci sono oggetti che ti possono far distrarre o okay. Che. Nel 1750 andava di moda lo stile barocco, allora il vescovo di allora, Tommaso Giannella, a cui è dedicata questa piazza, ha trasformato completamente, l'ha ribaltato completamente la chiesa nell'interno e facendo quei lavori è riuscita fuori l'urna contenendo le reliquie di San Basso. E questo è durato per circa 220-230 anni. Nel 1933 il vescovo, quindi di circa 80-90 anni fa, ha voluto riportare la chiesa allo stile originale di una volta. Facendo questi lavori nell'interno della cripta sono riuscite le reliquie di San Timoteo, il discepolo amato e preferito di San Paolo. Quindi, mentre di San Basso forse nessuno di voi aveva mai sentito il nome, San Paolo e San Timoteo invece sono due santi praticamente che erano coevi e hanno vissuto nello stesso periodo di Gesù Cristo. Quindi abbiamo questo santo molto importante che spesso i romani rivolevano loro, in quanto siccome a Roma c'è la chiesa di San Paolo fuori le mura, San Paolo è stato il maestro di Timoteo, assolutamente rivolevano le reliquie di Timoteo a Roma e quindi dopo tanti anni siamo riusciti ancora a tenerla a terra. Ma due anni fa praticamente è stato organizzato un pellegrinaggio. Mi si è pigliato praticamente due anni fa è stato organizzato un pellegrinaggio per far reincontrare dopo 2000 anni San Timoteo e San Paolo. Quindi da Termoli è partita l'urna contenente le reliquie, è andata a Roma, è rimasta nella chiesa di San Paolo per una settimana. L'ultimo giorno, la domenica, Papa Francesco l'ha voluto portare a San Pietro. A San Pietro praticamente è stata celebrata la messa e dopo da San Pietro i termolesi partiti in massa per paura se l'hanno riportata a Termoli e quindi oggi sta qui ancora con noi. Allora, questa è la cripta praticamente di quella prima chiesa che è crollata. Come vedete ci sono ancora dei tronchi delle colonne di una volta. E pensate, quei mosaici proseguivano dalla dentro fino a qua. Vedete? Quindi immaginate, non so se siate stati qualche volta ad Aquileia. Aquileia c'ha un mosaico che proprio interessa tutta la pavimentazione della chiesa. Quindi qualcosa di simile stava pure qui a terra. Praticamente è vissuto il periodo di San Pietro, mentre San Pietro andava a Roma, l'ha battezzata a Lucera, l'hanno nominato primo vescovo di Lucera, ha seguito San Paolo a Roma, probabilmente è morto subito dopo l'incendio di Roma, quando Nerone, per accusare chi era stato a provocare l'incendio, aveva accusato i cristiani. Dopo i lucerini hanno fatto del tutto per riportarselo a Lucera, e i termolesi nell'anno 842 sono andati giù a Lucera, sia quelli degli abitanti di Termoli, sia gli abitanti di Larino, e hanno rubato praticamente i termolesi le reliquie di San Basso e quelli di Larino le reliquie di San Bardo, che oggi sono i padroni delle due città. Se fosse meglio un attimo ad alzare la tenda qua. Allora, una volta le reliquie dei santi si conservavano, come abbiamo detto prima, dentro delle cassette di legno su dei tessuti pregiati proprio per dare maggiore onore al corpo del santo. Però essendo dei materiali organici, questi materiali generano microbi e batteri che corrodono le ossa. Allora, siccome i vescovi ogni 70 anni, 60 anni fanno fare delle ricognizioni ossee per vedere lo stato di conservazione, le trovavano sempre più praticamente deteriorate. Allora, anni fa, siccome io lavoravo nel laboratorio di ricerca di questa grande vetreria, d'accordo e con l'amicizia che avevo con un professore dell'Università di Chieti, un professore che è un antropologo e un paleontologo,
abbiamo studiato questo nuovo sistema di conservazione delle reliquie, per cui lui queste reliquie che si trovavano in quell'urna di vetro, di marmo che avete visto prima, se le è portate all'Università di Chievo, la prima praticamente trattata in formaldeide per la distruzione dei microbi e batteri che stavano nell'interno. Dopo è stato fatto l'esame al carbonio 14 per determinare la nascita di questo personaggio, successivamente sono state costruite queste urne di vetro blindato. Il corpo è stato ricomposto. Nel frattempo, siccome era entrata l'aria, tramite quei due rubinetti che vedete sulla mia destra, di vetro sempre, da un rubinetto abbiamo estratto l'aria, dall'altro abbiamo immesso gas azotanuro, che è un gas inerte, inodore e incolore. Serve solo per controbilanciare la pressione interna con la pressione esterna. Sigillati i due rubinetti, adesso queste reliquie, così come stanno, possono rimanere migliaia di anni, che non succederà più. Allora, questo è uno dei vicoli più stretti d'Italia perché è solo 41 centimetri ed è lungo 7 metri 40. 7 metri? Sì, 7 metri 40. Ci sono altre cittadine italiane che rivendicano, una è Ripatranzone, però Ripatranzone è 43 centimetri, questo è 41, quindi quello di Ripatranzone è un'autostrada rispetto a questo. Dopo sta Lucera, lo stesso 43 centimetri. I furbi sono quelli di Civitella del Tronto, che hanno un vicolo di 54 centimetri, però hanno fatto alzare una parete con dei blocchi, per portarla a 40, rubare un centimetro a terra, ma dopo che hai fatto un metro si riapre a 54 centimetri, quindi siete pure dei polli, insomma, perché lanciano mica stupido. Però gli hanno fatto tante di quelle pubblicità, io ci ho messo 10 anni per far mettere invece il cartello a Rio Cervo. Quindi normalmente il mese di settembre-ottobre io accompagno un sacco di turiste americane che vengono, tutte di taglia extra large, che vengono qua a Termoli, perché la mattina facciamo il giro, sì. Il pomeriggio gli facciamo fare il corso di cucina, le orecchiette e i fusilli, wow. E dopo la sera mangiamo tutti qua, siccome sono tutte di taglia extra large, sì. Quando passiamo qua spesso mi restano incastrati, allora io sul lato B devo andare a spingere per liberare il passaggio, no. Per gli altri. Ma loro sono contentissimi, sì, dopo li porto sul castello. E siccome la sera verso le 5 c'è un tramonto che forse in Italia c'è solo a Termo, perché si vede una sciabolata di luce da Vasto verso Termo che taglia proprio l'acqua del mare, e mentre filmano da sopra il castello io gli metto, gli attacco con il cellulare o solo mio vicino a mare, facciamo amore. Maremmina. Fatto? Pensiamo, lui pranza con noi, la ferramenta per andare a fare il giro. Esatto, lo facciamo per un po'. Oppure, esatto, addobbati tipo le galee greche, turche, che arrivavano qua sul mare, hanno fatto venire dei rocciatori dal Trentino che da sotto con le funi e con l'alpione sono saliti così fino a qua sopra. Una volta arrivati, siccome avevano bruciato messo a fuoco, fanno tutti i fuochi d'artificio lungo il castello e lungo tutto il muraglione, e a mezzanotte questi fuochi scendono come una cascata di fuoco verso il mare di sotto, per cui qua la spiaggia si riempie 40-50.000 persone, il mare si riempie, questi che hanno le barche, le motoscafi, eccetera, ed è una cosa stupenda. E no, l'acqua stava bene, ha mangiato tutto il mondo, poi dopo si è andato a fare.
Senti, quindi domani voi rimanete là e tornate. Sì, sì, stavamo cenando, la davanti è grande. Sei cena? Andiamo? Ma perché non cenano a sera?